Paolo Poli certamente è uno dei personaggi più originali del teatro italiano, della scena italiana. Arguzia e intelligenza e anche un pizzico di cattiveria. La mia famiglia è una vecchia famiglia che ha dato il suo nome ad un animale invertebrato della classe degli acefali, una gran bella classe, Medusa. L'incontro sin da lontano 1971, Biennale di Venezia. Paolo Poli, sempre verde ragazzaccio del teatro italiano, Eric Satie, eccentrico musicista dell'avanguardia novecentesca, l'uomo in velluto nero e bombetta. Questo autore, questo Satie, al volgere del secolo, oltre un musicista raffinissimo che riscopriva delle curiosità, è stato anche uno scrittore molto particolare, che prelude il teatro dell'assurdo e quindi mi ha subito colpito. E è stato per me una specie di, come quando Caroline Vernizio racconta che le sue protagoniste gli cade la benda dagli occhi. Così è stato per me una scoperta, come una scoperta d'amore. Quest'anno, oltre allo spettacolo di Satie, riprende Aldino, Michele Onfilino, con un altro personaggio particolare che è Aldo Palazzeschi. Sì, Aldo Palazzeschi, anche lui è un personaggio curioso del Novecento, amico di De Pisis, un altro eccentrico. Madre Orsù, il figlio tuo, dammi anche tu. Con questi personaggi, che affinità ci sono con Paolo Poli? Ma io sono, sai, Roland Barthes, un grandissimo critico, diceva che gli attori sono di due categorie. La prima sono quelli che si adeguano al personaggio e faceva l'esempio della mamma di Mia Farrow, la O'Sullivan, che era la dolce compagna di Tarzan che dormiva e lui le soffiava sugli occhi e lei batteva gli occhioni. Ah! E invece poi c'è gli altri attori che tirano il personaggio a sé. Esempio per tutti Greta Garbo, che per quanto faccia la spia, la ballerina, la regina, è sempre una grande signora. Raccontava quei gaffoni degli americani l'aristocrazia della vecchia Europa. E Paolo Poli a quale di queste due categorie? Io assomiglio a Greta Garbo, no? Mi vedi? Anche quando ho fatto l'orribile televisione l'ho fatta in bianco e nero. Greta Garbo non aveva fatto mai il colore, mai voluto fare all'aperto, sempre in studio. Per fare qualche titolo io leggo qua, sì. Controcanale, canzonissima, addirittura sì, con Sandro sono Mondaini. Dei titoli di una miseria infinita, naso finto, sai, si chiamavano queste robe qui, perché quando si provò a dire sabato notte, ai ai, perché dice sabato notte cosa fa la famiglia italiana? Si montano addosso, o per creare nuova popolazione alla nazione, oppure per, come si dice, mutuo conforto. Insomma, del sabato matrimonio. Notte era pericoloso. È pericoloso, l'hanno levato, hanno messo a studio una roba più generica, mammina sabato notte, faceva immaginare. È geniale, bisogna sempre ascoltare le canzoni della Mina perché ti spiegano tutto della vita. A proposito di grande come te ce l'hai solamente tu, è vero. Oppure dice Renato, così carino, così educato, mi porti al cinema e guardi il film. E se capisce questo Renato non va bene. Ti pare? Eccomelo.